Battipaglia picchia la vicina. Lavoro nero nei campi, nuovo blitz. Fiamme a Cioffi, conta dei danni. Sanità Eboli, appello di Cariello. Fenomeno del bracconaggio, 9 denunce. Associazione a Battipaglia, nasce Orizzonte Comune. Ebolitana Calcio, preso portiere. Minacce, picchia la vicina di casa con un coltello perché cammina in casa con i tacchi provocando rumore e ha il volume della TV molto alto. L'episodio è accaduto in pieno centro a Battipaglia e dopo la lite il vicino di casa della vittima è stato denunciato dai carabinieri, mentre la donna è stata condotta in ospedale dove è stata giudicata guaribile in 4 giorni. I carabinieri di Battipaglia sono intervenuti appena la donna aggredita ha chiesto il loro intervento e hanno sequestrato il coltello con cui l'uomo ha minacciato la vicina di casa. L'aggressore è stato accompagnato in caserma e interrogato dai carabinieri, che hanno ascoltato anche la vittima e altri vicini. I carabinieri di Battipaglia ieri mattina hanno ispezionato 4 aziende agricole e individuato 20 braccianti agricoli irregolari che lavoravano a nero sprovvisti di assunzione. I militari hanno denunciato a piede libero 4 imprenditori del posto che davano lavoro ai braccianti irregolari per sfruttamento di manodopera. Gli operai sono stati identificati e interrogati in caserma. 6 braccianti stranieri erano anche clandestine e sono stati espulsi dal territorio italiano. 2 datori di lavoro hanno riferito gli investigatori che per la maggior parte degli operai controllati quella di ieri era la prima giornata di lavoro e che avrebbero avviato le assunzioni. Invece i lavoratori hanno riferito ai carabinieri che lavoravano presso le aziende agricole da alcuni mesi. I militari hanno acquisito anche molti documenti per controllare le posizioni lavorative di altri lavoratori. Terzo incendio doloso a Cioffi, distrutto un capannone agricolo per la produzione di verdura. I danni per la famiglia Palumbo ammontano a 100.000 euro. Il capannone è stato distrutto domenica notte, le fiamme sono dolose, i macchinari erano stati montati da una settimana. Da circa 2 anni la famiglia Palumbo era passata dalla coltivazione a campo aperto a quello sotto serra. Chi ha appiccato le fiamme sapeva che il capannone da 7 giorni era pieno di macchinari e verdura. Lanciato l'allarme a Cioffi sono giunti i vigili del fuoco di Eboli e Giffoni Valle Piana, in zona anche i carabinieri di Eboli. Le indagini intanto proseguono. La famiglia non avrebbe subito né minacce né richieste estorsive. Le indagini sono ricollegate a un secondo incendio avvenuto pochi giorni fa che ha distrutto un fienile sempre in località Cioffi. Anche in questo caso fiamme dolose esplose nel cuore della notte a subire danni l'azienda Iemma, che ha perso l'intera produzione di foraggio. Il terzo rogo a Cioffi è avvenuto in un capannone che costruisce pedane in legno. Il nostro ospedale ha bisogno di ossigeno. Con la riapertura dei reparti ostetrice e pediatria e con l'attivazione del servizio di fecondazione assistita, il nostro nosocomio può tornare alla sua funzione di eccellenza storica. Chiedo al commissario straordinario dell'ASL Salerno, Antonio Postiglione, e al presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, di farsi promotori insieme con me e con l'amministrazione comunale politana di questa vertenza. L'appello per il recupero del prestigio e dei livelli assistenziali dell'ospedale di Eboli arriva dal primo cittadino, Massimo Cariello. Il sindaco di Eboli, con questo suo nuovo appello, rilancia definitivamente le aspettative del territorio e dei cittadini nel campo della sanità pubblica ospedaliera. Alla vista delle guardie del WWF hanno abbandonato a terra alcuni esemplari di tortore dal collare, cosiddette domestiche, appena abbattute, nei cui confronti la caccia è vietata. E nell'area della Piana del Sele sono state denunciate 2 persone per aver abbattuto 9 esemplari di colombaccio, specie per la quale la caccia non è ancora consentita. Con l'ausilio dei carabinieri di Santa Cecilia sono state inoltre sequestrate armi e munizioni. Durante i controlli sono stati rilevati vari illeciti ambientali, inquinamento delle acque del fiume Sarno e depositi incontrollati di rifiuti. Descrizione degli illeciti e denunce dettagliate sono state inviate all'autorità giudiziaria. Alfonso De Bartolomeis, coordinatore provinciale del nucleo guardie WWF Italia, sezione di Salerno, precisa: è fermo dovere e volontà continuare a contrastare questi fenomeni di irresponsabili attività che compromettono la stabilità dell'ecosistema, distruggendo la vita e la biodiversità. Saremo presenti sul territorio a tutela della natura e della vita.
si è costituita a Battipaglia una nuova associazione di volontariato denominata Orizzonte Comune. L'associazione, di cui Stefania Greco è presidente, nasce per i cittadini di Battipaglia e per essi e con essi tenta di mettere in atto una serie di concrete iniziative, aventi finalità di solidarietà sociale, di rilancio dell'economia e della cultura battipagliese, che vanno dal centro anti-stalking al Dipartimento Cittadino di Sicurezza e Legalità. A breve si terrà anche l'inaugurazione della sede dell'associazione, ubicata a Via Leopardi. Attraverso Orizzonte Comune speriamo di riavvicinarci ai tanti cittadini che si sentono abbandonati dalle istituzioni, soddisfacendone attraverso le finalità sociali perseguite le richieste e le esigenze, cercando di concretizzare in fatti e azioni quelle promesse che già il Movimento Femminile per Forza Italia di Battipaglia, da me coordinato, ha fatto in passato ai suoi cittadini, dichiara Stefania Greco. L'Ebolitan ha messo a punto l'ennesimo colpo di mercato. Si tratta di Kemo Camara, classe 96, portiere con grandi doti fisiche e sempre molto concentrato. L'estremo difensore è considerato da mister Salvatore Nastri come l'alternativa a Christian Pergamena. Nonostante abbia solo 19 anni, Kemo Camara, spiega mister Nastri, in questi giorni di allenamento col gruppo ha dimostrato grande concentrazione tra i pali. Insieme a Pergamena sono certo che farà bene, dando un contributo importante per l'Ebolitana. Oggi schemi a partitella per scegliere gli 11 che scenderanno in campo domani pomeriggio alle 15.30 al Dirceo per la partita di Coppa Italia contro il Poseidon. Occorre centellinare le forze perché la Lega Calcio ha confermato che sabato pomeriggio alle 15.30 l'Ebolitana giocherà in trasferta contro la Scafatese 1922, derby che si preannuncia spettacolare.